Ma innanzitutto partirei da una definizione non mia, ma del dizionario Treccani, giusto per rispondere al consigliere Ambrosoli che diceva la vivisezione non esiste più. Così definisce la vivisezione: atto operatorio su animali vivi, sveglio in anestesia totale o parziale, privo di finalità terapeutica, ma tendente a promuovere attraverso il metodo sperimentale lo sviluppo delle scienze biologiche o a integrare l'attività didattica o l'addestramento a particolari tecniche chirurgiche o più raramente a fornire responsi diagnostici. Con significato più estensivo, il concetto di vivisezione può essere applicato a tutte quelle modalità di sperimentazione non necessariamente cruente che inducano lesioni o alterazioni anatomiche e funzionali ed eventualmente la morte negli animali di laboratorio. Quando parliamo di vivisezione, quindi, ne parliamo con cognizione di causa e non per voler lanciare una parola per muovere gli animi. Ma ho pensato a lungo su come fare questo intervento in aula e cercherò di non farlo da un punto di vista animalista, ma cercherò di citare esclusivamente delle fonti scientifiche che parlano di come sia assolutamente inutile la sperimentazione sugli animali. E partirò dalla citazione di un ricercatore proprio che nell'85 disse: dosi uguali non significano uguali concentrazioni, il metabolismo è quantitativamente qualitativamente differente nelle varie specie animali. Concentrazioni uguali delle sostanze chimiche e dei loro metaboliti non significano uguali effetti tossici nelle varie specie animali. E noi siamo una specie animale diversa da tutte quelle su cui vengono fatti gli esperimenti nei laboratori. Il ricercatore che disse questa cosa nell'85 si chiama Silvio Garattini. Evidentemente nel frattempo deve essergli successo qualcosa, perché già nell'85 diceva questa cosa. Ma vi dirò di più. Il 92 delle... Allora, questa è la citazione invece da una pubblicazione del dottor Stefano Cagno, dirigente medico ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Desio Vimercate, Monza-Brianza, lombardo, medico. Il 92% delle sostanze che superano la sperimentazione sugli animali non superano la sperimentazione umana. Fonte dell'FDA, ossia l'organismo statunitense di controllo sulla commercializzazione dei farmaci. Il 51% dei farmaci commercializzati negli USA presenta gravi reazioni avverse che non si erano verificate nei test sugli animali. Fonte dell'Associazione dei Medici Statunitensi. 100.000 cittadini statunitensi muoiono ogni anno per aver assunto farmaci che si suppone fossero innocui negli animali. Stessa fonte. La sperimentazione animale quindi fallisce nel 92% dei casi nel passaggio alla sperimentazione umana. E vi dirò di più. 15 università statunitensi e 2 università canadesi che avevano al loro interno anche delle cliniche, quindi che potevano sperimentare, hanno stabilito che la sperimentazione, uno studio hanno fatto e hanno concluso che rispetto alle risposte genetiche che avvengono negli uomini, gli studi su topi forniscono informazioni completamente casuali, fully random, quindi assolutamente casuali. Questo è uno studio degli Stati Uniti. Peraltro negli Stati Uniti è dal 93 che gli studi condotti su animali non possono essere più considerati prove scientifiche utilizzabili in tribunale. Sono 22 anni che negli Stati Uniti succede questa cosa e che viene dichiarato. Che perché? Perché ad esempio per quanto riguarda gli effetti cancerogeni del fumo sull'uomo, sono 50 anni
che si sa che il fumo fa male, i medici lo sanno dal 41, anzi da più di 50 anni, ma cosa è successo? Hanno affumicato per 50 anni i cani, ai cani il fumo non fa male, non fa venire il cancro, al punto che finché non c'è stata una sentenza in tribunale che ha detto sì, il fumo è cancerogeno, tant'è vero che adesso compare su tutti i pacchetti di sigarette che il fumo uccide, è stato detto no, il fumo non può essere cancerogeno, perché agli animali, ai cani non fa niente, peccato che sull'uomo sì. E sono tantissime le evidenze scientifiche di sostanze, di molecole, che sugli animali sono innocui e sull'uomo invece sono tossiche. A questo proposito arriviamo a quella che è un'altra delle vere motivazioni per cui noi dobbiamo assolutamente muoverci verso le sperimentazioni alternative, non di riduzione del numero di animali, perché anche così non serve a niente ridurre. Sì, meglio, se riduciamo, meglio, almeno evitiamo la sofferenza, ma noi dobbiamo proprio toglierla. La sperimentazione sugli animali. Perché? Perché poi quella che conta è la sperimentazione sull'uomo, che viene tuttora condotta. Viene condotta in quasi tutti i paesi del mondo, non viene pagata, viene rimborsato però una quota per la perdita della giornata di 200 euro al giorno, indicativamente. Ora, viene fatta questa sperimentazione su persone sane e io domando a tutti i consiglieri che sono qua dentro, ma voi la fareste su di voi la sperimentazione di una molecola che vi fosse stata, no, sicura, consigliere Gaffuri, sicura, una bella molecola nuova sperimentata su un ratto, lei giustamente per amore per lo sviluppo, per la scienza e per amore verso gli altri esseri umani va in un posto dove fanno una sperimentazione sugli esseri umani e prende una molecola nuova di cui non si sanno per niente quali saranno gli effetti sull'essere umano, però tranquillo, ai ratti non fa niente, tranquillo. La prenda pure sicuro e sereno, tanto al ratto non ha fatto niente. Io ne dubito molto, sapete. Non so perché, ma ritengo che questo sia un modo anche di sperimentare sull'essere umano, ma su esseri umani che comunque hanno bisogno di farlo, per questioni economiche. E noi sappiamo benissimo che molte società farmaceutiche sono state condannate negli Stati Uniti perché avevano sperimentato i loro farmaci sui bambini, bambini di altri paesi, non i nostri, certo. Quindi non mi vengano a dire che la scelta deve essere fra un bambino e un topo. No, signori, perché comunque vengono sperimentati sui bambini, comunque vengono sperimentati sugli esseri umani. E come possiamo fare ad andare oltre? Possiamo farlo solo spendendo dei soldi per la ricerca alternativa. Non è vero che non esistono le alternative, ci sono e come. Chiaro, bisogna spendere soldi per implementarle. Dobbiamo crederci nel fatto che ormai la sperimentazione sugli animali è dichiaratamente, non da me, non dagli animalisti, ma dagli stessi scienziati, dichiarata inutile, casuale. I risultati non sono attendibili sull'uomo. Quindi poi quella che conta è la sperimentazione sull'uomo. Se noi utilizzassimo dei metodi alternativi, adesso ormai le coltivazioni delle cellule sono messe in connessione, sono fatti come degli organismi veri e propri. Bisogna implementare queste veramente sperimentazioni, non quelle sugli animali, su cellule umane. Ancora il 20% degli animali su cui viene sperimentato vengono utilizzati per prendere le loro cellule e fare la coltivazione sulle cellule degli animali, che non ha senso. Se vogliamo curare l'uomo, se vogliamo curare l'animale,
è un'altra cosa. Quindi, a questo proposito, e teniamo conto anche del fatto che questa volontà è stata espressa da più di un milione di cittadini della comunità europea che hanno votato lo stop vivisection, è vivisezione questa. Non nascondiamoci dentro un dito utilizzando parole un po' più dolci, non edulcoriamo la realtà, perché la realtà è questa. E quindi hanno firmato per mettere fine a questa cosa. E a ragion veduta, appunto, dicendo, sono gli scienziati stessi che dicono abbiamo bisogno di sperimentazioni più valide, che possano essere validate, che possano essere ripetibili, perché questa è la sperimentazione, e sugli animali è difficilissimo farla, che possano essere ripetibili, avendo sempre lo stesso risultato. Voi sapete, tra l'altro è una cosa che cito sempre, che i criceti e le rane sono assolutamente indifferenti per esempio alla diossina. Noi possiamo mettere un criceto in un ambiente saturo di diossina e lui ci sta benissimo. Forse sull'essere umano la diossina qualche problema, qualche effetto ce l'ha, e l'abbiamo visto tutti. Allora, a questo proposito, come Movimento 5 Stelle, noi presentiamo tre emendamenti. Il primo, che chiede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 2, il punto B, che ricorrono pur utilizzando animali a tecniche meno invasive o riducono il numero degli animali usati, proprio perché, come dicevo, secondo noi non vanno usati proprio gli animali. La seconda richiede che si introduca la citazione all'articolo 1 della legge 413 del 12 ottobre 93, che obbliga le università a fornire metodologie didattiche senza uso di animali. Chiediamo che venga citata la legge. È una legge già in vigore, quindi chiediamo che ci sia questa legge, che sia citata. Consigliere Macchi, le ricordo che il suo gruppo aveva 12 minuti. Ho lei finito. Ha già parlato per 12 minuti e mezzo e poi non resterà più tempo per le altre osservazioni. L'ultimo emendamento e poi ho finito. L'ultimo emendamento propone che vengano raccolti, pubblicati gli studi di metodi alternativi europei in atto, metodi validati in Europa, metodi senza uso di animali extraeuropei, ce ne sono molti negli Stati Uniti, già in atto, già impiegati sugli umani. Promuove e sostiene la formazione di studenti universitari, questo è importantissimo, presso università dove vengano insegnati metodi alternativi. Dobbiamo formare i nostri studenti in modo che loro non pensino, come viene insegnato adesso nelle nostre università, che gli unici metodi possibili di sperimentazione siano quelli sugli animali, perché dobbiamo cambiare proprio il paradigma culturale, altrimenti non usciremo mai da questo che è un cul-de-sac. Grazie.